Benvenuti, questo è un nuovo appuntamento tutorial di Manuale D e oggi parliamo delle cose che non devono assolutamente mancare nella borsa del viaggiatore. Partiamo innanzitutto dall'essenziale, la borsa. Il modello migliore sia per maschietti che per femminucce è la tracolla. Poggiata davanti al bacino, infatti, permette di tenere più sotto controllo i nostri effetti personali, evitando episodi di furto che, si sa, in stazioni, aeroporti e trasporti pubblici sono molto frequenti. Per la stessa ragione sono da preferire quelle con cerniera. E ora vediamo cosa mettiamo dentro la borsa. Caricatore portatile. Sul web e negli store se ne trovano di tutte le forme, di tutti i colori, di tutte le qualità e di tutti i prezzi. A voi l'imbarazzo della scelta, dunque. Vi salverà da situazioni spiacevoli che magari avete già avuto modo di provare. A chi, per esempio, non è mai capitato di fare più foto del solito e ritrovarsi col proprio smartphone quasi scarico, senza possibilità immediata di una presa. Medicine essenziali. C'è sempre l'abitudine di metterli in valigia o di pensare di acquistarli a destinazione. E se ne avessimo bisogno durante il tragitto, o se magari a destinazione non fossero immediatamente disponibili, un piccolo accorgimento potrà evitare di rovinarci il viaggio. Gel disinfettante o salviette. Indispensabili in assenza di acqua e sapone. Vanno bene tutte, quelle struccanti, quelle per il sederino dei bimbi o quelle esattamente pensate per la disinfezione. Sciarpina o pashmina. Sì, anche d'estate. Anzi, soprattutto d'estate. È proprio in questa stagione che su treni e aerei inizia la gara a chi spara l'aria condizionata più potente. Dunque un foulard potrà salvarvi gola o testa da quei fastidiosi getti d'aria. Chiavetta per l'home banking. Se l'avete richiesta, vuol dire che anche per un attimo siete stati affascinati dalla possibilità di gestire i vostri soldi a portata di click. E allora usatela. Pensate, per esempio, al caso in cui doveste fare una ricarica al vostro telefono o doveste comprare un biglietto. Questa è solo la prima parte delle cose che non devono mancare assolutamente nella borsa del viaggiatore. Per la seconda parte vi aspetto su manualed.it e su Videotop. Buon viaggio!